Siamo con Carlotta Paoletti, campionessa italiana, e parliamo di mondiali. Una grande esperienza, un punto di partenza sicuramente. Sì, è stato un orgoglio andare alle mondiali adesso in Russia. Sicuramente avrei voluto fare una prestazione migliore, però è stato un evento eccezionale, una cosa stupenda, non si può immaginare. Quando ho visto il palazzetto, che era un'arena intera, mi tremavano le gambe per giorni. Quando entravo lì prima di combattere avevo l'ansia, perché era proprio una cosa stupenda, indescrivibile. Vedersi tanta gente attorno, abituata comunque a ring un po' più piccoli, chiaramente questa è stata l'emozione. Sì, mi batteva forte il cuore, anche nell'area pre-match dove ti riscaldavi, sentivi proprio l'ansia. Però dopo sono riuscita a calmarmi, a prendere il bello di quella sensazione, no? E pensare che tutto quello che era intorno non era contro di me, ma bensì che era lì per guardarmi, quindi dovevo dare il massimo. È stato un'emozione unica. Poi mi guardavo, avevo l'ansia che durante il match mi potevo guardare nello schermo più grande, no? E distrarmi, però è stato bellissimo. E a questo punto gli obiettivi sono imminenti, poi si comincia a ripreparare per la nuova stagione, per i prossimi mondiali, le Olimpiadi imminenti. Allora, adesso il mio obiettivo è recuperare con la schiena, perché ho un infortunio piccolo, però che si può riparare, e fare i campionati italiani a dicembre. E poi ci saranno le qualificazioni olimpiche da marzo e sicuramente cercherò di fare qualche torneo e provare a qualificarmi. Però, se devo essere sincera, mi vedo più proiettata per le prossime Olimpiadi. So che la strada è lunga, che devo fare tanta esperienza, la voglia di lavorare non mi manca, di mettermi in pista nemmeno, e quindi darò il massimo per il prossimo quadriennio, per ottenere non la partecipazione ma magari anche la medaglia d'oro. Ecco. A questo punto però bisogna ritornare nella vecchia palestra, perché bisogna dire: sbrigatevi a sistemare questa palestra, perché la nostra casa è quella. Sì, ci manca la nostra palestra comunale, però per il momento il maestro ha gestito bene la situazione per farci allenare a sue spese, però ha saputo fare un ottimo lavoro.